mesto ritorno dei calciatori di Prandelli, estromessi al primo turno del mondiale, aveva fatto sprofondare lo sport italiano nella delusione nelle classifiche. L'impresa di Vincenzo Nibali e Tour de France ci riporta ai fasti di un tempo, quando bicicletta e pallone si dividevano le passioni dei tifosi italiani. Il giallo Tour, la corsa più grande e difficile del mondo, si tinge d'azzurro grazie al trentenne siciliano che ieri ha dedicato la sua seconda vittoria di tappa alla figlioletta Emma, 4 mesi e mezzo, con il classico gesto del dito in bocca, innalzando il tricolore italiano nel giorno della festa francese. A metà del Tour, oggi riposo, Vincenzo Nibali è saldamente primo in classifica con 2 minuti e 23 secondi sull'australiano Porte e 2:47 sullo spagnolo Valverde. Mancano 11 tappe e il sogno di rivedere un italiano sotto l'arco di trionfo si fa sempre più vicino. Non vinciamo il Tour da 16 anni, da quando ci riuscì strabiliando tutti i pantani nel 98. Se il pirata si toglieva la bandana per le volate decisive, Nibali si sistema gli occhiali alla rovescia sul casco e stacca tutti. Gambe e fortuna le sue caratteristiche, sì, perché pensate, finora sono caduti 80 corridori su 198 e i due rivali favoriti, Froome e Contador, sono fuori dalla corsa dopo rovinosi incidenti. Se vincerà gli ricorderanno che l'ha fatto perché mancavano quei due, come hanno rimproverato a Mennea di aver vinto l'oro olimpico senza gli americani e al grande Milan di Sacchi di aver trionfato in Coppa dei Campioni grazie alla squalifica dei club inglesi. Il vincitore del Giro d'Italia 2013 fa spallucce, sapendo che in fondo la sua missione è più grande del traguardo di domenica 27 luglio. Rendere credibile uno sport che troppo spesso ci ha tradito. L'ex campione Armstrong ha confessato che senza doping non si può vincere. Ecco perché, Vincenzo ci perdoni, ci tratteniamo dalla piena esultanza, anche se l'emozione cresce.